Ehi Marcus, uno dei follower dice che i segnali vengono disturbati vicino alle case galleggianti di Merin. Potrebbe condurci a qualcosa di grosso? Ehi, ho trovato un jammer qui fuori e l'ho disattivato. Succede qualcosa intorno a me? C'è un evidente punto morto del CTOS che inizia a riaccendersi. La Bloom si vanta di mantenere sempre attiva tutta la rete. Se qualcuno ne butta giù un pezzo, vuol dire che è molto in gamba. Mi piacerebbe incontrarlo. Segnami il punto sulla mappa, grazie. Ho trovato il posto, alle telecamere di sicurezza. Andiamo. Wow, che attrezzatura da paura! Ci sono oscilloscopi e generatori di forme d'onda davvero vintage. E il suo firewall analogico. Il cosa? I nodi nella sua rete di comunicazione sono analogici. Non puoi hackerare digitalmente l'analogico. Quella è una segreteria a cassetta? Ma che è il 1985? Ehi là, sono Jasper. Lasciate un messaggio. Signor Mikkelsen, forse ha già capito chi sono. Ha ragione, uno dei suoi colleghi è una spia dell'uomo conosciuto come Red Beard, che lavora per, diciamo solo, un attore potente. Grazie per tutto quello che ha fatto per me. Le suggerisco di sparire del tutto. Auguri. Cristo, quello era Haddock! A orecchio direi di sì. Dice al nostro uomo di scappare. L'attore potente deve essere la Greystrom. Si saranno infiltrati nell'unità NSA di quest'uomo per prelevare le informazioni. Qualcuno sta cercando Jasper Mikkelsen? Sì, io. È un nome più frequente del previsto. Aspetta. Uno è un pezzo grosso dell'NSA. Dai, è lui. Rintraccia un suo collega e vedi dove ci porta. Già, ha suggerito a uno che sapeva di essere nel mirino della Greystrom di darsi alla macchia. Ho trovato un collega di Mikkelsen, te l'ho indicato sulla mappa. Va tutto bene. Marcia, se che sai. Davvero fantastico.
Abbiamo perso un fratello. Geniale. È di sicuro Haddock. Puoi scoprire con chi stava parlando? Trovato. Meglio andare a vedere. Jasper è diventato un po' paranoico, ma forse c'è qualcosa sotto... È sparito. Non si può essere più matti di così. Non si è fidato abbastanza da dirmi i dettagli, ma dice che qualcuno della squadra ci stava manipolando tutti. Oh, non ci credo. Wow, fuori di testa. Secondo lui Mikkelsen tramava qualcosa. L'altro tizio rideva un po' troppo. Già, voglio proprio rintracciarlo. L'ultimo ping partiva da molto lontano. Ho solo una posizione approssimativa. Ecco la spia. Riesci a stabilire il luogo da cui ha chiamato? Deve essere un'operazione della Greystrom. Ci sto lavorando. Nei loro dati può esserci qualcosa su Haddock, cancelliamoli. Thank you.
dato, fortuna sfacciata! Ci sono. Abbiamo creato un exploit per distruggere i dati. Se hanno qualcosa su Haddock, è ancora per poco. Lo carico. Caricato. Abbiamo anche inviato un messaggio ai colleghi di Mikkelsen per avvisarli della spia. Quello è fritto. Haddock saprà quello che abbiamo fatto. Probabilmente non lo sapremo mai. Ehi, Marcus, un nuovo follower ha intercettato questa conversazione. Ascolta un po'. Abbiamo piazzato l'esca. Tra poco ci siamo. Come fai a esserne sicuro? Abbiamo seminato le nostre briciole e il geniale hacker le ha raccolte tutte. Sappiamo che in questa zona l'ultima briciola farà partire il tutto. Hacker geniale. È così che il tizio dell'NSA che abbiamo intercettato chiamava Haddock. Ce lo ricordiamo anche noi. Josh ha controllato i numeri in quel telefono ed è saltato fuori un quartier generale dell'NSA. Wow, l'NSA vuole intrappolare Haddock. Meglio controllare l'altro al telefono. L'ho indicato sulla mappa. Prima che scappi. Vent'anni. L'NSA non insegue Haddock da 20 anni. Cristo Dio. Questo qui è della Greystorm. Greystorm e l'NSA stanno collaborando. Troviamo il capo dell'operazione e roviniamoli i piani prima che li metta in atto. Josh ha trovato l'altro tizio della chat. Vai a dargli un'occhiata. E scopriremo esattamente dov'è. Rilassati. Potremmo prenderlo per davvero. Ti stai un po' agitando. Tu dici? Hai idea di cosa significhi? Rilassati. Torna al rifugio.
Qui ci pensiamo noi. Eh no, non ci penso proprio. Hanno parlato di un rifugio. Fammi un favore, analizza i dati dei GPS sui telefoni di questa gente. Ok. Vedi se c'è un posto dove vanno spesso. Sì, va bene. Tutto chiaro. Quello è il rifugio. Te lo segno sulla mappa. Ho trovato il rifugio. Vado a prendere i dati. Cerca di fare in fretta. La trappola per Haddock è pronta a scattare. Vado a casa. Scusa! Trovato niente? Soprattutto video della sicurezza. Una cosa qualsiasi. Oh. Che? Un documento pieno di nomi in codice. Nel barcone avevi trovato un nome in codice, quello del tizio a cui Haddock ha consigliato di sparire. Sì, Redbeard. Sì, sto cercando. Eccolo. Redbeard. Vero nome? Lovro Tomic. Bingo. Deve essere il contatto per trovare Haddock. Segno il suo indirizzo. I miei sistemi funzionano perfettamente. Niente da segnalare.
Deep Bow. Non ci credo, potrebbe riuscire a catturare Haddock. No, se lo impediamo. Non tagliarmi fuori, non ora, cazzo. Vedi di darti una calmata, stiamo cercando. Scopriremo le coordinate. Sta per muoversi, qual è la posizione? Aspetta. Sì. E allora? È una questione di minuti. Il mio uomo dice che sta per succedere. Risultati, non cazzeggiare. Dobbiamo muoverci prima di lui. Non sto cazzeggiando, appena so qualcosa te lo dico. Io invece ti dico di muovere il culo. Sta abboccando all'amo, appena fa una mossa è nostro. Dammi le coordinate, ora! Ci sei? Cazzo! Senti, non c'è tempo. Non possiamo più aspettare. Abbiamo ristretto il campo a 3, forse 4 firme. Appena usa il nostro protocollo, lo prendiamo. Che cazzo aspettiamo? Dobbiamo muoverci! Ecco, ha fatto la sua mossa. È nostro. Aspetta, ci siamo. Fra la York e la 18ª? Ma è la missione! Sei mio, rotti in culo! Bert. Eh? Reykjavik. Chelsea. Ma che cazzo vuol dire? No, Cristo di Dio, no! Cazzo! Quello per ora Haddock non lo trova di sicuro. Forse ora abbiamo la sua stima. Forse. Controlla la mail appena arrivata. Non pessimi. Da Haddock. Fantastico! Quindi direi che siamo fuori dalla sua lista nera.